Buonasera a tutti, grazie. Prego. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui oggi. Io porto i saluti dell'Associazione Famiglie 40 Martiri e di tutta la comunità, appunto, Ugovina. E quest'anno, tra l'altro, celebreremo l'80° anniversario dell'eccidio dei 40 martiri, quindi era doveroso comunque fare anche un piccolo focus come quello che faremo proprio sulle due donne che sono state uccise lì al mausoleo, davanti a quel muro del mausoleo dei 40 martiri. Sono due donne a cui va oggi il nostro pensiero. E poi pensavo anche prima, il nostro pensiero oggi 8 marzo va anche alle altre donne che hanno partecipato nella lotta per liberare il nostro paese, quelle che ce l'hanno fatta, che sono sopravvissute, e quelle che invece purtroppo sono rimaste uccise. E poi proprio riguardando appunto la nostra storia, ho pensato anche a quelle mamme, a quelle figlie, a quelle mogli, a quelle sorelle che invece hanno lasciato anche lì al mausoleo, hanno lasciato i loro parenti. Ecco, io penso al distacco, al dolore, e anche a loro oggi va il nostro pensiero. È un pensiero forte, da donna alle donne, ma soprattutto da cittadina, e mi sento di dire grazie a loro, perché credo che se oggi siamo liberi e viviamo in una democrazia anche grazie a queste donne che hanno dato un grosso contributo. Io volevo anche solo dire un paio di cose a proposito dei 40 martiri, perché appunto dicevo il 22 giugno saranno 80 anni da quei tragici fatti. E nei giorni scorsi abbiamo incontrato dei ragazzi di una scuola, una terza media, siamo andati... Io con Marcello Orgari siamo andati a raccontare la storia dei 40 martiri, ma soprattutto a parlare di memoria e di pace. E l'abbiamo fatto con la consapevolezza che, insomma, avevamo il cuore pieno di dolore, perché ancora abbiamo il cuore pieno di dolore, ma ecco, con la consapevolezza che quel dolore in qualche maniera si è trasformato in qualcos'altro. Non ha virato verso l'odio, ma ha virato verso la speranza e soprattutto verso un messaggio di pace. Noi vorremmo proprio che questo messaggio forte e chiaro arrivasse a tutti quanti. Noi abbiamo fatto i conti col nostro dolore, lo facciamo sempre, però siamo anche, speriamo di essere anche portatori di valori, di un valore importante e universale come quello della pace, perché solo in quel modo potremo veramente riuscire a superare appunto la soglia del nostro dolore privato e provare a costruire qualcosa di concreto e anche ad essere credibili, perché quello che dicevamo ai ragazzi della scuola era proprio questo: noi stiamo veicolando a voi un messaggio di pace, ma noi siamo figli del dolore, abbiamo vissuto nelle nostre famiglie un dolore enorme, alcune famiglie addirittura più toccate di altre, perché hanno subito 2-3 perdite, quindi qualcosa di incomprensibile, cioè, nella nostra mente di oggi. Bene, noi arriviamo da voi, dicevamo, portando un messaggio di pace. Se lo diciamo noi, vuol dire che il messaggio di pace deve arrivare per forza, perché siamo passati attraverso un dolore così grande. Quindi anche oggi qui, oltre a ricordare appunto tutte le donne, a ringraziare tutte le donne che durante appunto la Seconda Guerra Mondiale hanno partecipato in qualche maniera, o hanno partecipato in maniera attiva o l'hanno subita,
Comunque, ecco, volevamo appunto ringraziare tutte queste donne, ricordare le donne appunto che a Gubbio hanno perso la vita proprio nell'eccidio dei 40 martiri e ricordare appunto tutte le vittime della guerra. Grazie tante, buonasera. Allora, prima poi di passare alla presentazione del libro e quindi al racconto di Gianluca e di Andrea, scusate, vorrei invitare comunque il sindaco del comune di Gubbio, perché insomma così ci potrà veramente dare una, ecco, per i saluti e poi ecco, vi faremo tranquillamente. Grazie. Scusate. Sì, sì, funziona. Sì. Beh, soprattutto per ringraziare Andrea Mauro, per ringraziare Gianluca, naturalmente la presidente dell'Associazione delle Famiglie dei 40 Martiri, in una giornata speciale, quale quella dell'8 marzo, questo connubio, questo legame tra la questione femminile, che è ancora apertissima, purtroppo che quest'anno anche carica di ulteriori drammatici significati legati anche a tante vicende sconvolgenti, ai femminicidi, a situazioni estreme che abbiamo vissuto anche in tempi molto, molto recenti, e al tempo stesso il rapporto con la guerra, con le vicende diciamo già altrettanto drammatiche che hanno riguardato pagine che è giusto non solo riconsegnare al senso della storia e alla valutazione della storia, ma è giusto soprattutto mantenere vive. Lo dicevamo anche in altre circostanze recenti, la giornata nella quale si è inaugurata proprio la sezione dell'ANPI, che noi probabilmente abbiamo vissuto fino ad alcuni anni fa, non dico una situazione di saturazione, ma diciamo anche una condizione nella quale era ormai quasi affermata la convinzione che la democrazia fosse una conquista irreversibile, che ormai avessimo maturato una serie di certezze, di saldezze, per cui questo forse ha anche determinato un certo abbassamento della guardia, se posso usare un'espressione di questo tipo. In realtà poi ci rendiamo conto che la democrazia che a livello internazionale non gode di così buona salute, anzi sta regredendo, e riaffiorano segnali molto preoccupanti un po' dovunque, anche nel nostro paese naturalmente. E allora ecco che la storia, il senso della storia, la memoria, la giusta valutazione di certi avvenimenti che non possono diventare una melassa indistinta con una generica condanna della guerra, della violenza, e dove però magari alla fine tutto diventa dello stesso colore. No, la storia ha bisogno di valutazioni sempre molto, molto spietate, molto solenni, molto precise, nelle quali vanno stabiliti dei punti di verità, oltre che la giusta testimonianza di avvenimenti che arricchiscono anche la nostra percezione di ciò che è stato. E ci sono pagine, se vogliamo, anche secondarie, minori, private, che però contribuiscono tantissimo a fare ancora più luce rispetto anche ai tratti distintivi della, diciamo, della grande storia. Le pagine, quelle più note e più famose anche attraverso i libri, attraverso la scuola e quant'altro. E posto che anche la scuola sappia assicurare questo tipo di lavoro, perché pure su questo insomma credo che ci sia un po' di ritardo e di stanchezza, perché adesso ho perso un po' i contatti diretti, magari dovrò aggiornarmi, insomma, un po' di anni non ho il privilegio di fare l'insegnante, però ecco, devo dire che anche sul lavoro didattico relativo alla storia bisogna fare sempre di più, soprattutto assegnare ai due secoli che vanno dalla rivoluzione francese al crollo del muro di Berlino uno spazio fondamentale. Non so quanto ancora credo sia veramente un blocco centrale e decisivo
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul lavoro, veramente apprezzabile, perciò quando esprimo veramente tutta la gratitudine e anche l'attenzione da parte nostra, perché credo che questo faccia tantissimo crescere anche la nostra città. Grazie. Siamo esposto io. Così siamo. Che ha spazi di questo tipo dove si può presentare le prime, eccetera, molto generosi. Quindi ringrazio. Laura, se vuoi venire qua. Allora, buonasera a tutti e a tutte e benvenuti. Allora, il libro di Andrea Mauri, uno dei ormai tanti libri di Andrea, che insomma da anni compie ricerche del periodo, soprattutto di quel periodo storico che insomma riguarda la Seconda Guerra Mondiale. In questo caso è dedicato a donne vittime di guerra e in particolare ad un episodio che accadde a Ponte Valleceppi nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1944. In questo caso diciamo che i carnefici, se così li possiamo chiamare, sono le truppe alleate, perché da pochi giorni il territorio di Perugia era stato liberato. Perugia venne liberata il 20 giugno del 44, una data per Gubbio invece molto triste, perché è il giorno nel quale avvenne l'attentato del caffè Nafissi, che portò poi alla rappresaglia di due giorni dopo. Gubbio venne liberata alla fine di luglio, quindi è un periodo molto complicato, perché mentre il resto della regione Umbria venne liberato molto velocemente, se pensiamo che Terni venne liberata all'inizio di giugno, insomma, nel giro di un paio di settimane gli alleati arrivarono a Perugia, ma poi si stopparono perché la linea di colline che congiungeva il Trasimeno, chiusi diciamo, insomma, e poi il Trasimeno, a nord del Trasimeno, e la zona che ci separa appunto dalla vallata del Tevere venne liberata alla fine di luglio. Quindi in quel mese purtroppo i combattimenti insistettero soprattutto in questa zona e portarono anche a episodi tragici, e soprattutto, come ricordavamo, a quello del 22 giugno del 44. Però subito dopo la liberazione si verificarono anche degli episodi gravi, dei fatti molto gravi, come quello che appunto ricorda Andrea Mauri in questa sua pubblicazione, Donne vittime di guerra, che riguarda appunto due giovani donne, intorno a 30-40 anni, quindi due giovani donne. Però per ricollegarci ancora di più a quello che avvenne a Gubbio, ci fa naturalmente subito questo venire in mente che tra i 40 martiri ci sono due donne, che sono le donne della famiglia Ghigi, Zelinda, che poi il suo vero nome abbiamo scoperto che era Zenaide Pelicci, perché lei era sposata in Ghigi, che era nata il 12 febbraio del 1883, quindi il giorno della sua uccisione aveva 61 anni, e la sua figlia Miranda, che non era invece sposata e che era nata il 29 giugno del 14, quindi non aveva ancora compiuto 30 anni, quindi giovanissima insomma. E queste due, il destino di queste, tragico, di queste due donne ci porta appunto ad aprire il collegamento su quanto avvenne il 27 giugno, quindi pochi giorni dopo, dall'altra parte in pratica, perché era oltre ormai la linea
la linea del fronte, in quel punto era già passata, come ricordavo all'inizio, e si verificarono questi fatti. Questo fatto, che viene ricostruito da Andrea con insomma, studiando carte che ha trovato del SIB, dello Special Investigation Branch inglese, che era appunto questo apparato investigativo che era stato voluto dall'esercito inglese per andare a verificare quello che era accaduto in quei mesi, da una parte, cioè con fatti tipo appunto quello della strage dei 40 martiri, di tutte le altre che sappiamo, delle rappresaglie nazifasciste, ma anche quello che avvenne per mano dei militari che facevano parte dell'esercito alleato subito dopo la liberazione. Ci viene in mente naturalmente l'episodio famoso, insomma, perché raccontato nella letteratura e nel cinema, della Ciociara, ma in pratica siamo insomma in quell'ambito di azione. E il suo, se ho capito bene, il suo racconto è iniziato dall'apporto molto importante fornito dai parroci, sì. Perché praticamente quello che avvenne a Gubbio con il vescovo Beniamino Baldi, che chiese subito dopo la guerra ai parroci di tutte le parrocchie della diocesi di mandargli dei resoconti di quello che accadde in quei mesi terribili all'interno delle singole parrocchie. Naturalmente i parroci in quel periodo tornarono a essere una parte importantissima, diciamo anche dal punto di vista civile, perché l'autorità civile e civica era anche assente nei giorni dei fatti dei 40 martiri. Praticamente non c'era il sindaco, non c'era un commissario prefettizio, insomma mancava l'autorità cittadina, e quindi i parroci, il vescovo e a valle i parroci hanno un'importanza fondamentale per aver ricostruito queste vicende. E questo che è appunto accaduto con Beniamino Baldi e con i parroci della diocesi di Gubbio è accaduto naturalmente anche con l'arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve, con il vescovo di allora, che era Monsignor Vianello, credo, se non ricordo male, che chiese appunto a tutti i parroci di questa diocesi, molto più grande naturalmente di quella di Gubbio, di fornire un resoconto di quanto accadde nelle singole parrocchie. E dal resoconto del parroco di Ponte Valleceppi si hanno le prime informazioni di questo fatto tragico che accadde nella notte tra il 27 e il 28 di giugno, che poi naturalmente del quale vi parlerà molto approfonditamente Andrea. E mi è venuto in mente, io pensavo di averlo letto, questo non, invece era nella mia immaginazione, ma perché lo stesso, questo fatto del quale vi sto per dire è accaduto lo stesso giorno, il 27 giugno, in un'altra frazione di Perugia, nella frazione di Pieve Pagliaccia, dove io sono venuto a conoscenza casualmente poco tempo fa, perché stavo facendo tutto un altro ragionamento, stavo cercando un ramo della mia famiglia che si era trasferito nel Perugino alla fine dell'Ottocento, e quindi ho cercato se ci fossero dei San Nipoli, e c'era uno con lo stesso nome, che poi ho scoperto che non era quella persona ma era un altro, che era morto in circostanze di guerra nel giugno del 44. E da lì insomma, ho trovato che c'è un signore che è tuttora vivente, è l'ultimo rimasto di questa famiglia, che abita tutt'oggi a Bosco, e che insomma, poi l'ho sentito per telefono, mi ha raccontato di questa vicenda. Anche qui i morti avvennero non per mano dell'esercito tedesco, che si era già ritirato, appunto il 27 di giugno era già asserragliato sulle colline a sud di Gubbio, quindi nella zona di Mengara e di Belvedere, e le frazioni di Perugia erano state liberate, ma c'era attività naturalmente dell'esercito che avanzava, e soprattutto c'era anche attività di bombardamento da parte degli aerei alleati.
E questa famiglia praticamente è stata quasi sterminata con un bombardamento, ma anche sfortunati perché due di queste persone, tra le quali una bambina, Ida, che aveva 8 anni, e il suo nonno, Quinto, erano rimasti feriti il 27 da questo bombardamento, nel quale erano morte altre 5 persone della famiglia. Cercavano aiuto perché erano feriti. Quindi lasciano questa casa che era sulle colline appunto di Pieve Pagliaccia, si avviano verso Piccione e un altro aereo alleato li ha mitragliati il giorno successivo, quindi perché li ha scambiati probabilmente per dall'alto, non lo so, perché erano in una zona scoperta e quindi sono stati mitragliati e sono morti. Quindi da questo... però non ci sono notizie su questa, mi diceva anche questa persona che è rimasta in vita e che abita a Bosco, che in pratica non ha trovato mai niente. E io, leggendo nei giorni scorsi il libro di Andrea, invece ho visto che esistono queste relazioni dei parroci, quindi probabilmente magari e questo fatto verrà raccontato magari anche dal parroco di quella frazione di Pieve Pagliaccia. Questo per introdurre il lavoro appunto di Andrea Mauri, che è partito dal racconto fatto dal parroco di Ponte Valle Ceppi, ma poi ha trovato la gran parte del materiale che permette di ricostruire molto dettagliatamente la vicenda nelle carte del SIB, dello Special Investigation Branch, che il professor Pellegrini, che Giancarlo Pellegrini, che saluto, che è qui in sala, conosce molto bene, per aver fatto il suo approfonditissimo lavoro sulla strage del 22 giugno del 1944. E con questo cedo la parola ad Andrea. Grazie. Pronto? Sì. Buonasera a tutti. Io ovviamente un ringraziamento doveroso all'amministrazione comunale, innanzitutto, all'associazione e poi a Francesco per... avermi voluto invitare qui alla biblioteca e ovviamente a Gianluca, con il quale ci conosciamo da diversi anni perché abbiamo presentato insieme diverse volte un libro sulla vicenda che molto parla controversa. Di un'altra, che parla di un'altra donna, esatto, comunque a suo modo vittima della guerra, esatto, cioè la ballerina spia Maria ungherese Keller, Maria Keller. Sì. E in quel caso ci siamo trovati sia a Perugia che diverse volte a parlare di questo libro e anche lì è venuto fuori, faccio questo inciso per contestualizzare, che certe ricerche poi non finiscono mai, no? Perché la prima ricerca che avevo fatto sulla Maria Keller era del 2013. Avevo trovato dei documenti all'Archivio Centrale dello Stato che mi hanno aperto insomma, un fronte di ricerca, credo nuovo, e poi la ripubblicazione dell'anno scorso dello stesso libro insieme a un'altra testimonianza hanno arricchito ancora di particolari appunto quella ricerca. Questo per dire che poi anche... non si finisce mai poi di veramente mettere una pietra sopra e chiudere sui fatti e narrati anche a distanza di tanto tempo. E anche questo è un caso particolare. Io innanzitutto questo libro è nato solo per un discorso di amicizia verso una cara amica, che è Marta Brachini, che purtroppo oggi per impegni familiari non è potuta essere qui, che ha avuto appunto la nonna, che era una delle due donne uccise la notte tra il 27 giugno e il 28 giugno a Ponte Valle Ceppi. E lei mi ha detto, senti, dammi una mano a trovare notizie su questo omicidio. Ci tengo moltissimo, anche perché sappiamo che questa vicenda è nata a seguito di un tentativo di stupro da parte delle truppe imperiali britanniche, in quel caso era un accampamento di indiani a Ponte Valle Ceppi, e per tanti anni c'è stato diciamo, l'oblio, il silenzio assoluto, rotto solo da una lapide che c'è a Ponte Valle Ceppi, tra l'altro con un bellissimo
diciamo, rilievo di Cagianelli, che voi conoscete benissimo perché appunto è stata qui a Gubbio una grande opera d'arte importante. Ma a parte questo episodio, nell'elenco di queste due donne che stanno insieme agli altri vittime di Ponte Valle Ceppi del periodo, insieme a quelli della Prima Guerra Mondiale, quindi il resto oblio totale, dice: dammi una mano, tu che fai un po' l'archivista, insomma. E devo dire che la ricerca è stata molto fruttuosa, perché ho cominciato a cercare vari archivi e casualmente, veramente in modo molto fortunoso, ho trovato nell'archivio del National Archive di Londra, che contiene fondi archivistici importantissimi militari, una relazione specifica sul questo duplice omicidio, che è un fatto abbastanza raro, perché purtroppo donne che vengono uccise durante le operazioni di guerra sono tantissime. Poi ci tornerò anche in modo più specifico, allargando un attimo il campo, senza farla troppo lunga, ma su vicende, diciamo, su come questa narrazione è stata portata avanti nel corso degli anni, sulle donne uccise durante la guerra. E un fatto però piuttosto raro, e devo dire abbiamo in qualche modo risolto la ricerca. E lì mi si è aperto comunque un mondo, cioè questo Special Investigation Branch, che era praticamente la polizia dell'esercito britannico, che aveva un doppio carattere, obiettivo, quello di controllare le truppe, quindi una polizia interna, diciamo, tra virgolette, di ordine pubblico rispetto alle truppe, le truppe molto diversificate, perché poi, per esempio, in Umbria sono passati, diciamo, oltre gli inglesi, sono passati gli scozzesi, sono passati i neozelandesi, sono passati gli indiani, sono passati i sudafricani, cioè le truppe dell'ottava armata che sono passate da noi in queste nostre zone sono molto, molto diversificate. Quindi una polizia interna che doveva controllare, fare, diciamo, un'opera di ordine pubblico interno, di indagine, e poi aveva un ruolo importantissimo, quello di le prime indagini sulle stragi perpetrate dai nazisti. E qui dobbiamo fare un salto e andare in Polonia, perché da un cosiddetto rapporto Rasiski, che era una nota ufficiale del governo polacco in esilio a Londra, il 10 dicembre 1942 si hanno le prime notizie sul genocidio degli ebrei perpetrati dai tedeschi. A seguito di questo rapporto ci fu subito una dichiarazione congiunta dei paesi alleati di condanna il 17 dicembre 1942, e lì incomincia avviarsi le prime indagini sui crimini di guerra nazisti. E da parte britannica Churchill in particolare, che poi ricordiamo che Churchill è stato anche un militare, uno che ha fatto la Prima Guerra Mondiale, insomma, in Sudafrica, insomma, esperienza militare molto forte. A partire proprio da lui, da parte britannica si delega proprio un corpo speciale a fare queste indagini, ed è lo Special Investigation Branch, questa polizia militare che in Italia è nell'ottava armata, che era composta poi in realtà piccoli nuclei di indagine. In genere c'era un capo sergente, due collaboratori, sottoposti, fotografi e poco altro. E loro incominciano a fare appunto delle indagini sulle varie stragi. Allora, questo doppio canale, diciamo, di interesse, partendo dal caso di Ponte Valle Ceppi, mi ha aperto un mondo. Io prima ho scritto sulla Seconda Guerra Mondiale, no, in realtà non moltissimo. Mi sono occupato di storia politica, ma poi quello legato alla storia militare devo dire che è stato una cosa abbastanza nuova, no? Diciamo.
Per cui mi sono appassionato, perché pensate, una ricerca che nasce da una segnalazione di una cara amica, poi farne un libro, insomma, ci è voluto abbastanza. E quindi Gubbio rientra in questo mio tentativo di contestualizzazione proprio perché questo Special Investigation Branch è stato, come ci insegna il professore Pellegrini nel suo libro stupendo, che io ovviamente ho citato, scritto con la professoressa Brunelli, è la prima relazione completa sui fatti di Gubbio, e quindi l'ho voluto citare e vedere a confronto. E tra l'altro il professor Pellegrini ha confermato quello che io ho verificato con le mie fonti, diciamo così, e cioè che questi lavoravano in modo molto professionale, e l'impianto poi sulla strage dei 40 martiri è un impianto che ancora regge sostanzialmente. E, tra l'altro, guardando con attenzione ancora il sito del National Archive inglese, e tra l'altro lì è stato importante anche avere collegamenti archivistici, persone che mi hanno aiutato, insomma, a prendere questo materiale, la copia originale della relazione sui fatti di Gubbio sta a Londra, sta lì, ed è mentre le altre copie sono dovute a vari procedimenti giudiziari che si sono aperti e poi, come sappiamo benissimo, sepolti ben bene nel famoso armadio della vergogna. Però la copia originale sta lì ed è probabilmente, insomma, non lo so, io ipotizzo, magari c'è qualche differenza con quelle che abbiamo qui in Italia, probabilmente, non lo so, è da verificare questo. Magari potrebbe essere una cosa interessante verificare anche questa cosa. Invece la vicenda, diciamo, di cui mi sono occupato in particolare è abbastanza unica, nel senso che i carabinieri reali non si sono occupati della storia di Ponte alle Ceppi. Ma perché? Perché in quei giorni io certe volte cerco di anche immaginarmi, no? Cioè usare questi documenti come macchine del tempo per calarsi in quei giorni lì. Cosa poteva essere Ponte Valle Ceppi il 27 giugno del 44, no? Che non, praticamente c'era la disgregazione come giustamente hai detto te, delle autorità civili. I carabinieri reali erano probabilmente impegnati in altro. La segnalazione arriva da un comune cittadino che sente questi spari, va a verificare se c'erano stati questi morti. E quindi l'unica fonte è appunto sono queste fonti britanniche. E loro aprono un'indagine in modo modernissimo. E cioè come? Lo voglio segnalare perché queste sono cose su cui non se ne parla molto. In pratica loro fanno tutta una serie di confronti, hanno delle segnalazioni da parte delle persone che abitavano vicino al casale dove è avvenuto il tentativo di stupro e che si sono salvate, perché oltre alle due donne morte ci sono state anche 5 feriti. Poi li mettono a confronto con gli altri commilitoni, le persone che vengono in qualche modo individuate come colpevoli, fanno la prova delle armi, in modo, come si dice, le prove balistiche a Roma, si muovono quindi con il raffronto e con il confronto. Quindi molto, diciamo, garantista anche come sistema, considerando che in quel momento, perché è vero come dici te che Perugia centro era stata liberata il 20 giugno, ma in tutta la Valle del Tevere i bombardamenti continuavano in modo molto intenso, tant'è che, come giustamente hai ricordato, il 20 giugno da Roma alla Perugia passano solo 2 settimane, ma poi per liberare Arezzo ce ne vuole, poi certo. Gubbio, eccetera, ce ne vuole molto più tempo. Quindi i combattimenti combattevano e continuavano. E questo è un fatto che sicuramente che ha la sua importanza, e ho cercato anche di immedesimarmi nelle stesse truppe.
diciamo, allora loro quel giorno, questo battaglione che questi due, allora vengono individuati, chiedo scusa, vengono individuati due colpevoli. Uno, non, nella relazione, lunghissima relazione tra l'altro con le mappe colorate, cioè proprio il lavoro di due casali, eccetera, tant'è che Marta poi è andata a vedere, io non ho avuto il coraggio, andare a vedere il posto in modo specifico sull'Anza del Tevere, eccetera, abbiamo riprodotto queste mappe, e uno era il caporale Shembetz del il corpo indiano appunto dei Gurkha, proprio, che poi a Perugia vengono, stanno anche nel centro di Perugia, ma intorno appunto c'erano continuate le battaglie. Quel giorno questo battaglione ritornava da un conflitto a fuoco a Colombella, dove ci furono anche dei morti. Questo ho trovato un'altra relazione militare, abbastanza breve, perché sono questi dispacci militari che in qualche modo, e erano ritornati e fanno questo bel lavoro di cui vi ho parlato. Ora, questo in realtà poi non porta nel caso di Perugia, non porta a delle sentenze, almeno questo quanto abbiamo trovato. Anzi, dopo che è uscito il libro, perché queste sono le cose della vita, uno storico militare, perché loro poi gli storici militari sono una razza, secondo me sono molto particolari, e mi dice: guarda che io ho trovato notizia di questo Shembetz in un cimitero militare nelle zone di Forlì, e lui è stato ucciso ai primi di aprile del 1945, quindi pochi giorni prima della liberazione di Milano. Da un lato quindi abbiamo questo tipo di relazione che mi ha aiutato nella ricerca, ma per contestualizzare quello che è successo in quella zona, ci sono queste relazioni dei parroci che sono interessantissime. E nel dopoguerra il Vescovo Vianello, su ordine del Vaticano, deve compilare delle ricerche, deve compilare delle relazioni, che lo scusa, sintetiche sui danni alle canoniche. E sono, e quindi da ordine, adesso non so il termine, diciamo, ecclesiastico, ma diciamo in qualche modo chiede a tutti i parroci di fare delle relazioni. Suggerisce, forse. Suggerisce, insomma. E queste relazioni, alcune sono molto sintetiche, altre invece sono molto, molto ampie, e ci dà il contesto in cui si vivevano questi eserciti, queste. Dovete pensare tutta questa zona come a un crocevia, appunto, prima dicevo delle truppe imperiali, chiamiamole così, ma poi anche delle truppe tedesche, cioè lasciano una, pensate, lasciare Colombella e arrivano gli indiani, no? I tedeschi lasciano Colombella e così via, vai avanti in questo modo. Allora, loro cosa fanno? Fanno delle relazioni, quelle sulle canoniche lasciamo perdere, sono interessanti per ricostruire. Tra l'altro, io ho la sensazione, non so se il professor Pellegrini mi può confermare in questo senso, ma anche dei lavori fatti da Lisuk e dai dati delle relazioni, si dice che l'Umbria ha subito pochi danni in relazione ad altre realtà nazionali. Beh, insomma, pochi danni. Parliamone di questo, perché io qui nel libro pubblico alcune tabelle che ho tratto da una ricerca fatta da storici economici anni fa, e poi insomma i danni alle canoniche sono comunque molto importanti, per non parlare poi di Terni e di altre realtà regionali importanti, ma lo stesso centro di Perugia poi ha avuto dei palazzi bombardati anche in modo pesante, no? Si dice che Perugia non c'è stata, nel centro non c'è stata, non ci sono stati danni, non è vero. Allora, le relazioni che dicevo prima, quelle che riguardano diciamo la società civile dei parrocchiani, sono interessanti perché dà proprio il clima della situazione. E quello che mi ha colpito, ho cercato di mettere insieme di confrontare attraverso queste relazioni anche il comportamento dei vari eserciti, quindi della Wehrmacht in ritirata e delle truppe indiane che avanzavano.
E c'è una sintesi felicissima di tre parole in latino del parroco di Pegaro, Don Paolo Bartone, quindi Pegaro è tutta un'altra zona, sì, ma era di oggi, verso il Trasimeno, esatto, diciamo. Ova vinum et mulieres, questo dà proprio il senso di tutta la questione. Ova nel senso che mangiare, l'esercito cosa devono fare? Cercare cibo, ova, stordirsi, vinum, et mulieres, rapporti sessuali e violenze in gran parte contro le donne. Questi sono gli eserciti, quello che fanno gli eserciti generalmente, e con queste quattro parole questo parroco ha sintetizzato, tant'è che all'inizio pensavamo di mettere come titolo Ova vinum et mulieres, poi l'editore ha detto sì, vabbè, vogliamo vendere qualche copia, magari è un po' impegnativo. Si vede in queste relazioni che in tutta la valle del Tevere, perché io mi occupo sostanzialmente di quello, hai violenze alle persone, alle cose da parte dei tedeschi, ovviamente, ma anche dalle stesse truppe imperiali. E questo purtroppo è il male della guerra. Esatto. Prima il sindaco ha sfiorato questo ragionamento. Sì. Però diciamo che sulle truppe alleate gli studi stanno in qualche modo iniziando, anche perché le relazioni che io ho trovato, The Special Investigation Branch, è disponibile al pubblico solo dal 2017, cioè l'altro ieri sostanzialmente. Le relazioni che il professore ha trovato, non so se la trovate direttamente a Londra o la trovate qui in fonti italiane, però, insomma, incominciano adesso ad aprirsi un nuovo fronte di ricerca. Ed è interessante perché conferma quello che sappiamo tutti, che la guerra è questa, ma poi in qualche modo ci dà la possibilità anche di dire che gli alleati hanno fatto moltissimo, ma anche loro, come tutti gli altri eserciti, hanno in qualche modo hanno fatto delle violenze. Ora, le violenze degli alleati o di queste truppe va però visto in modo diverso, a mio modo di vedere, da quello della Wehrmacht. Perché? Perché la differenza la fanno i numeri. Kesselring aveva dato ordine di radere al suolo, di fare rappresaglie. Sì. Qui a Gubbio sappiamo, ecco. Ma rappresaglie di qualsiasi tipo, di fare terra bruciata, ecco. Mi ritiro, butto giù un ponte. Tra l'altro, apro una parentesi, ponte Valle Ceppi, il ponte era stato bombardato dagli alleati per giorni e giorni, viene solo danneggiato, i tedeschi poi lo buttano giù, quindi la guerra è così. Però non succede niente. Gli eserciti alleati hanno una grossa differenza, ma enorme, che ci sono queste violenze, ma c'hai dei corpi di polizia come lo Special Investigation Branch che apri, e questa secondo me è la differenza tra due eserciti, uno nazista e quello degli alleati. Lo Special Investigation Branch, tant'è che poi mi sono andato a ricercare i rapporti su altri casi, perché appunto l'appetito viene mangiando quando fai queste ricerche, e sia Terni, dove c'è stato un altro caso di stupro terribile, poi alla Strasigna, lì non ve la racconto perché veramente poi nel giorno della giornata della donna. Sì, insomma, era accapricciante, però loro aprono delle inchieste e delle indagini che, insomma, veramente dimostra come quel paese sia figlio di una civiltà democratica. E secondo me questo fa molto la differenza in un contesto di guerra, di casino, come poteva essere quella lì. Non so se sono troppo lungo, non mi rendo conto del tempo. Ti volevo sì.
a proposito di quello che dicevi prima di Kesselring, mi è tornato in mente che tu lo citi, e questo è il segno di questa differenza. Cioè, in ordine del 9 giugno del 1944, il feldmaresciallo Kesselring non esitò ad affermare la necessità che, virgolette, le distruzioni di ogni tipo devono ancor più di quanto avvenuto in passato essere realizzate con sadica fantasia. Sì. Cioè, proprio lo mette per iscritto. Sì, sì. No, no, proprio sono ordini. Mentre fino a qualche mese prima c'era, adesso non ricordo esattamente il giorno, mese, scusatemi, c'era, diciamo, un tentativo di controllare le truppe. Con l'esercito in ritirata questo tentativo viene meno, tant'è che credo che si possa anche spiegare le varie stragi che poi avvengono, cioè uno dei motivi per cui anche in Toscana, per esempio, è una terra che ha subito tantissime stragi. Oh, questo è l'altro aspetto, diciamo, che volevo confrontare, tant'è che poi, ripeto, l'appetito viene mangiando. Ho fatto un accenno anche a quell'altra vicenda che è molto sentita soprattutto nel centro-sud, che è la vicenda delle cosiddette marocchinate. Ecco quindi che da ova vinum et mulieres viene fuori poi donne vittime di guerra, cercando un pochino di allargare, e lì, diciamo, la ricerca storiografica è molto più ampia, è stato fatto un grosso lavoro, e tra l'altro va dato atto all'Udi e al Partito Comunista Italiano in primis, che negli anni 50 soprattutto le donne del PC hanno sollevato la questione delle violenze alle donne nella zona, appunto, del Basso Lazio. E hanno costituito associazioni, gruppi, eccetera, e si stima, però la stima va presa un po' con le molle, dopo vi dico perché, che siano state almeno 60.000 le donne violentate dalle truppe aggregate al corpo francese, militare francese. Qui bisognerebbe aprire tutto un capitolo sul ruolo delle truppe, del corpo francese in Italia. Lasciamo perdere, diciamo solo che il corpo francese, i francesi avevano un dente avvelenato molto forte verso l'Italia, perché l'Italia, quando Mussolini nel 1940 dichiara guerra alla Francia, subito l'invade e invade la Francia. E poi, tra l'altro, i francesi non erano, adesso ricordo benissimo, ma non erano proprio alleati, erano aggregati alle truppe alleate. È una cosa particolare. Fatto sta che si è discusso molto a livello storiografico che queste truppe erano composte anche loro da battaglioni coloniali, marocchini e algerini soprattutto, e abbiamo, appunto, tu lo citavi, il film La Ciociara, è stato scritto moltissimo e anche, appunto, è venuto fuori, a differenza di quello che è avvenuto con le altre truppe degli alleati, qua abbiamo molta più informazione, molte più. Negli anni 50, comunque, la tendenza dei governi era quella di non chiedere risarcimenti alla Francia, per il semplice motivo che la Francia era diventata alleata dell'Italia. E quindi aprire, e anche la Germania poi, no? Quindi cambia il contesto politico, cambia in modo notevole, però questa azione del PC e dell'Udi è stata fondamentale, perché fecero, appunto, richiedere a 60.000 donne un indennizzo. Allora, qui... Da chi venne pagato? In parte dall'Italia, dall'Italia, e in parte dalla Francia, in parte, ma solo in parte. Poi lì c'è tutta la storiografia francese che ridimensiona il ruolo, insomma, un dibattito molto grosso. Allora, si dice 60.000 donne violentate, ma perché partiamo da 60.000 richieste di indennizzo? Allora, questo, insomma, i numeri possono essere ballerini, perché tu puoi anche non essere stata, scusate la brutalità,
aver subito uno stupro quando passarono queste truppe, ma poi aver chiesto anche l'indennizzo. Quindi i numeri, però parliamo di numeri molto grandi. Oppure magari ce ne saranno altre che sono state violentate ma non hanno... Esatto, esatto. Tra l'altro non so in quale occasione, ma qualcuno in una conferenza ha sentito che... sì, il professor Briscarini, giusto. Al Celio devono fare delle visite ginecologiche al Celio, ospedale militare, e chi di queste donne, quindi donne in un ospedale militare, diciamo un'umiliazione ulteriore, esatto, e quindi le donne vengono umiliate due volte, appunto. E quindi nel libro chiaramente tutti questi elementi ho cercato di metterli insieme, partendo però dal caso di Ponte Valle Ceppi. Ecco qui, diciamo, l'entusiasmo mio è stato che su un piccolissimo evento poi siamo finiti in Polonia per poi arrivare appunto all'Italia. E dopo cosa succede? Allora, qui c'è tutto, non so se quanto... Penso che altri 5 minuti... Va bene, possiamo... sì, no, perché poi io tendo a essere... Allora, una cosa importante che mi sono posto è quello, diciamo, la tutela giuridica del rispetto a casi come questi. E appunto abbiamo parlato di questa rimozione collettiva, nel caso di Ponte Valle Ceppi è stato solo questo monumento appunto che è stato inaugurato negli anni 60, poi nel 4 novembre 68, insomma fu una cosa importante, ma dopodiché non se ne è più parlato. Ma dobbiamo ricordarci che solo con la lotta delle donne si riuscì a abolire nel 1981 il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, mentre si è dovuto aspettare il 1996 per l'approvazione di una legge contro la violenza sessuale come delitto contro la persona. Cioè in realtà le violenze di genere, fino anche per esempio... è stata in qualche modo sollevata anche il Tribunale di Norimberga e anche il Tribunale di Tokyo, violenze ai civili e alle donne in particolare, in realtà non vennero nemmeno prese in considerazione. Questo. E il cambiamento, quindi le sentenze di condanna per reati di natura sessuale in realtà non si hanno in questi due grandi tribunali e come ho cercato di dire prima, solo nel caso appunto delle cosiddette marocchinate, che è un dispregiativo, ma ci può anche stare in qualche modo, si è avuto questo indennizzo, ma solo parziale, come abbiamo detto. Ora, in realtà, con la Convenzione di Ginevra del 49 c'è una definizione dello stupro come delitto punibile contro l'onore della donna e non contro la sua integrità psicofisica. Il grande cambiamento si ha sostanzialmente negli anni 90, no? Con una grande mobilitazione internazionale di ONG, il diritto penale internazionale si evolve, subentrano molti elementi anche legati a una sensibilizzazione molto diversa. Solo con i tribunali internazionali del Ruanda e dell'ex Jugoslavia la situazione cambia. Per il Ruanda, con la definizione di atti di violenza sessuale estesa ai periodi di pace, e in quello per l'ex Jugoslavia lo stupro come crimine contro l'umanità. Cioè, il cambiamento culturale che è causa ed effetto del cambiamento giuridico si ha solo alla fine degli anni 90. Ma 50 anni dopo la Seconda, esatto, Guerra Mondiale. Cioè, e il Trattato di Roma del 1998, che istituì la Corte Penale Internazionale, un fatto epocale, io partecipai a una manifestazione politica di un ONG a Roma quel giorno lì, e che c'era la firma del trattato, perché avvertivo che era un fatto importante, e comprese per la prima volta lo stupro, la schiavitù sessuale ed altri reati simili come crimini contro l'umanità se commesso in modo diffuso o sistematico. Questo non è che ci preserva dalle guerre, ovviamente, no? Perché lo vediamo
insomma, i due focus su cui adesso l'opinione pubblica è incentrata, quello appunto della guerra della Russia contro l'Ucraina e il dramma di Gaza, no, ce lo dimostra. Però sicuramente sono passi in avanti notevoli e probabilmente i due soldati, con questa legislazione, i due soldati di Pontuali Ceppi, probabilmente sarebbero stati condannati. Ecco. Quindi ecco, ho cercato, partendo proprio da questo piccolo episodio, poi di muovermi un pochino in modo più ampio per cercare di contestualizzare al meglio la cosa. Beh, un lavoro molto interessante. Speriamo adesso dai lettori dirlo. Grazie. Per tornare a fatti contemporanei, sì. Dicevi della Russia, dell'Ucraina, sì. Chissà cosa accade. Beh, intanto, sul territorio. Esatto, intanto Putin, quando lo sapremo forse sarà... Certo. Ma guarda, intanto Putin ha un'imputazione per la storia del rapimento dei bambini ucraini e la Corte Penale Internazionale si sta muovendo a vasto raggio. Ora c'è un condizionamento anche politico forte della comunità, sì, internazionale, però sicuramente qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo avuto nella Seconda Guerra Mondiale ci sarà, insomma. Putin, se va in uno dei paesi che hanno firmato il Trattato di Roma, che sono più di 90 mi pare attualmente, ma non ricordo bene, sono un numero consistente, dovrebbe essere arrestato immediatamente. Infatti, se voi vedete, lui si sta muovendo solo in paesi amici che non hanno firmato il Trattato internazionale. Questo per dire uno. Ovviamente questo vale anche per l'altro esercito che, a mio modo di vedere, questa è una votazione molto politica, subisce un'invasione da parte della Russia. Così come, se mi posso permettere, c'è stata una grossa polemica sul ruolo della Corte Penale Internazionale sulla vicenda del Medio Oriente, per il ruolo, diciamo, della Sudafrica. Sì. Ecco. Però nel momento in cui tu vai di fronte a una Corte Penale, poi con forme di garanzie che ci sono, insomma, sono passi, secondo me sono passi positivi in realtà, quelli di aprire sempre delle indagini, delle cose eccetera, che non è che ti fanno non è che ti fanno abolire la guerra, purtroppo, però sono sistemi di prevenzione che sicuramente la comunità internazionale ha saputo mettere in piedi bene, ecco, a mio modo di vedere. Ti volevo fare anche una domanda, sì, un po' più specifica, ma una curiosità. Sì, no, hai parlato dell'esercito francese, quindi dei, sì, marocchini. Sì. L'esercito francese aveva un, diciamo, un organismo simile al SIB, dei britannici? Risulta, oppure... adesso, ecco, grazie. E infatti... E tant'è che ci sono dei casi di stupri in alcuni paesi, piccoli paesi del Lazio, che gli stessi inglesi in qualche modo, e americani riescono in qualche modo a convincere, cioè nemmeno a fare un'opera di repressione, ma a diminuire il danno, diciamo, dell'impatto di violenze sulle donne. Questo l'ho trovato però solo citato in alcuni articoli, ma fanno una, diciamo, un'opera di contenimento, no? E con tantissime polemiche, eccetera, come puoi immaginare. Poi qui sarebbe da aprire anche un altro capitolo, io non so, qui a Gubbio. Sto studiando adesso la situazione sul 20 giugno perugino, cioè quando arrivarono gli inglesi in città. Beh, allora, loro hanno un atteggiamento molto positivo per quanto riguarda, poi si è visto, insomma, l'ISUC ha fatto delle grandi pubblicazioni su questo, non all'inizio, ma insomma l'approvvigionamento alimentare incomincia in qualche modo a superare le grandi difficoltà che c'erano, eccetera. Però il rapporto con la popolazione non è che fosse, no, così tranquillo, ma io in qualche modo lo capisco. Lo capisco perché gli italiani
sono andate, hanno combattuto contro gli inglesi in Africa, eccetera. Quindi l'atteggiamento delle truppe che magari venivano, perché l'ottava armata poi dall'Africa, no? Insomma, hanno combattuto contro gli italiani, quindi non è che sia così pacifico. Cioè, il rapporto con la popolazione civile è stato complicato. Ora non so più a Gubbio come era la situazione, sto studiando un attimo, ho trovato dei diari anche di fascisti, questo è stato un piccolo scoop che mi sto di fascisti, che raccontano di come erano trattate dagli inglesi. La differenza, poi chiudo, è che comunque, mentre i tedeschi all'antifascista ti fucilava, eccetera, questi in qualche modo avevano un atteggiamento molto diverso. Io distingo. Allora, con gli inglesi non lo so, il professore ne sa naturalmente molto, ma molto più di me. Con gli inglesi non lo so, io non ho mai sentito di episodi. Qui ci fu un rapporto molto positivo invece con le truppe polacche, che rimasero di stanza qua per tanto tempo, sì. Tanto che in molti casi poi si sposarono anche con alcune gubine, e ci sono tuttora, insomma, a Gubbio diverse persone che sono figli di polacchi, sono gubini naturalmente, figli di polacchi. Questo fu un rapporto molto, per quanto ne so, molto positivo. Con gli inglesi non lo so, sinceramente, ma credo che fu comunque un passaggio molto rapido. Erano? Erano ubriachi che recuperarono la zona di Cioè, non restarono tanto tempo poi, almeno qua. No, venga qui che stiamo Prego. Registrando e poi per me è un vero piacere. Guarda. Prego, prego. Certo. La vecchiaia si sente, la vecchiaia. No, io ecco, no, posso dire che c'è una certa differenza tra il comportamento degli inglesi, dei tedeschi e anche degli italiani. Su questo, ecco, no, per quanto riguarda gli episodi, soprattutto contro le donne, le marocchinate avvennero perché era un momento particolare, su una zona particolare. A un certo punto ai comandanti di quel gruppo francese, avevano dato la possibilità, come dire, ai militari poi cioè per impegnarli di più poi potevano rifarsi sulla popolazione, però fu un episodio, mi sembra, circoscritto, insomma, non è che ci sono in alcune zone, poi si sa, insomma, dobbiamo guardare che la guerra è un momento sempre difficile e particolare, per cui a un certo punto questo. Dopo però, per quanto riguarda altre situazioni, confesso, io non è che sono andato ad approfondire. No. Ma a me viene in mente, non lo so, magari sbaglio, il fatto che in alcune zone restarono per molto più tempo, perché non riuscivano ad avanzare. Per esempio, nella zona del Perugino, le truppe occupanti. Allora, ci sono degli ordini precisi da parte dell'esercito tedesco, il 14 giugno da Hitler a Kesseling, ordini precisi che dovevano rimanere nella zona del Trasimeno, cioè la linea del Trasimeno, sì. Perché a un certo punto non era pronta la linea gotica, tanto certo. Per capire. Quindi a un certo punto gli egubini pensavano che ormai arrivavano gli alleati, quindi, mentre invece gli alleati non arrivavano, anche perché oltretutto, io ne parlerò in questo volumetto che ho scritto. In questo volumetto che sto facendo, perché gli scontri tra inglesi e tedeschi hanno portato intorno al 18, 25, 30 giugno, hanno portato a tutta una serie di scontri, di morti, di uccisioni, ma forti, insomma, nell'ambito perugino, no? Noi non sappiamo niente di questo, però certo. A un certo punto sono usciti anche di recente, appunto, degli studi sulle battaglie, sì. Sugli scontri che ci sono stati. Sì, appunto, a Ripa c'è stato uno scontro, uno si immagina. Sì, sì. Degli scontri ferocissimi. Sì, sì, no, e quindi noi. Cioè, no, io, ma io infatti dicevo proprio per qualche questo. Concetto, insomma, qui si pensa, insomma, che fosse facile, non era facile la guerra era una guerra tra tedeschi e alleati. I partigiani potevano fare poco, perché con l'armamento che facevano erano insignificanti per quanto riguarda il ruolo bellico. E per questo che a un certo punto la discesa certo. A Gubbio era ritenuta appunto un fatto, insomma, che avrebbe portato soltanto danni. E quindi ecco, la guerra fu una guerra molto, molto dura, con dei scontri duri, e poi ci fu anche il discorso dei bombardamenti.
i bombardamenti non sono stati studiati, ho visto alcune fonti, ho capito un po' alcune cose anche di qui a Gubbio. Ci fu una grossa operazione che fecero gli inglesi all'inizio di gennaio del 1944, perché volevano in qualche modo bloccare che i tedeschi, partendo dal nostro aeroporto di Sant'Egidio, andassero poi a in qualche modo impedire lo sbarco che gli alleati stavano facendo ad Anzio. Mentre invece ha avuto l'operazione, che sarà un'operazione che andrà a monte, quella da parte degli inglesi, però riusciranno a danneggiare tutti quanti, si può dire, gran parte degli aerei che utilizzavano i tedeschi, che partivano da Sant'Egidio per bloccare tutto questo. Quindi fu un'operazione che andò male per certi versi, però a un certo punto nella realtà, tant'è vero che lo sbarco ad Anzio degli inglesi avvenne in maniera, degli americani, avvenne in maniera chiara, semplice, senza che i tedeschi potessero disturbare. Quindi ecco, c'è anche questo aspetto. Io adesso volevo dire qualcos'altro, però mi sfugge una cosa, non so se io ho avuto un dono questo libro, perché me l'hanno dato, io sono un po' in rapporto a Ponte Baricetti con quelli del forno Faffa, no? Ma infatti lo volevo chiedere, è una curiosità, il forno Faffa sono dei parenti di questi? Sì, il forno Faffa, perché io spendo sempre è un forno famoso. È un forno famoso, insomma, quindi, ma no, siccome il titolare ha letto molto bene il mio libro, ma è a un certo punto mi ha regalato con Valentina, con Valentina, credo che mi abbia dato questo. Io l'ho letto alla Svizzera, mi sa 2 anni fa, quando è uscito. No, l'anno scorso a ottobre. Me l'ha dato, io l'ho presentato al forno. Io l'ho letto, poi sì. l'ho messo da parte, tanto è vero che nei giorni, quando non so più nemmeno dove l'ho messo, perché ho la casa piena di libri, non so più dove. Però ecco, a parte questo qui, insomma, in effetti le violenze nei confronti delle donne, violenze che sono avvenute da qualche parte, poco però, insomma, a parte in alcune zone, zone sì, però insomma dalle parti nostre erano più violenze che sono state casomai da qualche tedesco. Più che non... Ma infatti volevo dire questo, probabilmente per il fatto che mentre in alcune zone, tipo il Perugino, c'è stata una permanenza più lunga delle truppe alleate, perché c'era questo ostacolo che è durato più di un mese, delle colline, insomma, di questa linea. A Monte Malbe, sì, quelle zone. Invece è sfondato quello, poi diciamo la linea successiva era la linea gotica, quindi il passaggio è stato abbastanza veloce. A Gubbio, cioè la zona fino a luglio, fino alla fine di luglio. Cioè i Gurkha, che lui nella zona di Sierra Castello hanno operato, perché i Gurkha sono stati tremendi, erano persone che quando arrivavano i Gurkha tagliavano la testa, il collo a tutti quanti. Sì. Anche l'hanno riutilizzati i Gurkha quando nelle Malvine, insomma, tant'è vero che quando sono arrivati i Gurkha, gli argentini hanno dovuto subito arrendersi, perché questi qui tagliavano la testa a tutti quanti, insomma, capito? Quindi è una cosa tremenda, insomma, quella dei Gurkha. A Montone è venuto l'ambasciatore. Sì, ci sono stato per lavoro il giorno che c'era l'ambasciatore. No, allora hanno pagato un tributo di sangue. C'è un problema che a me, che forse lo so se dirò sul libro. Cioè, dopo che De Paoli si è consentito, insomma, con alcuni di fare la richiesta di danni alle vittime che ci sono state, la Corte Internazionale dell'Aia ha detto che la Germania non può essere citata come cosa. Questo anche per colpa dell'Italia, l'avvocatura dello Stato. No, io credo che a questo punto è giusto quel modo. Okay. Per me è giusto quel modo, perché chiedere adesso, come qualcuno che sta chiedendo in Italia, risarcimento di danni che sono avvenuti nel 1944, è una cosa. Allora si interveniva su una popolazione, sulla gente che avevano bisogno, adesso intervenire con dei danni a qualcuno che, anche se ha 80 anni, 90 anni, dice ma hanno ucciso il padre, la madre, perché sui giornali si leggete. Mi sembra che sia una cosa ormai, anche perché è cambiato tutto quanto, il mondo è cambiato tutto quanto, perché allora, subito nel 1946, perché non sono più stati fatti i processi, perché anche in Italia tutti quanti, perché in Italia, insomma, la Jugoslavia, la Grecia, l'Inghilterra avevano richiesto qualche migliaia di generali, di militari italiani per condannarli. Sì, questo ormai è noto, è il motivo dell'insabbiamento. Va bene,
lo ribadisco questo aspetto, perché altrimenti la gente pensa sono fatti altro che italiani brava gente. Beh, che... No, italiani brava l'Italia gente. Non è... sì, ma, quando si è in guerra la brava gente non, non c'è. È stato so solo è un tema vittima. Scottante questo che è un tema scottante questo che tiro fuori, però credo che adesso che sono passati più di 80 anni richiedere il risarcimento dei danni per cosa? Insomma, prima era necessario nel 46-47 perché le famiglie si trovavano in una situazione difficilissima e tutte quante. Adesso mi sembra insomma che sia è cambiata la situazione ormai. Insomma, non possiamo non tener conto che un capitolo va chiuso e quel capitolo che è stato chiuso è bene, cioè è bene. Allora fu chiuso in quel modo perché l'Italia se mandava 500 in Jugoslavia sarebbero stati naturalmente fucilati, la Grecia ugualmente, l'Albania ugualmente, l'Inghilterra, la Francia, la Russia ha chiesto che succedeva, scoppiava la guerra civile di nuovo in Italia, insomma, quindi era una cosa e quindi, è allora, un capitolo da tenere allora, aperto solo per la memoria. No, ma questo vuol dire, allora tutti quanti i partiti sapevano tutti quanti hanno consentito a questa presa di posizione, poi, quindi anche il che si chiama quando nel 60 fu archiviato tutto quanto, dal punto di vista giuridico non si teneva in piedi quel discorso, però c'era l'esigenza di idra politica a livello nazionale e internazionale che... Ma la Germania era diventata alleata dell'Italia, quindi scusa. Io credo che me l'ha dato l'associazione si è lasciata e soprattutto vogliamo dire che questo 8 marzo lo dedichiamo a tutte le donne vittime di guerra e soprattutto a Miranda e a Zelinda. Grazie. Sì. Bene. Per quanto riguarda le relazioni parroci, fu un invito da parte da Roma ai vari. Io so che le relazioni integrali. Sì, ma sono belle, sono interessanti. Questa ma poi anche